nessuno ti darà. Non è un paese per giovani. 8 minuti alle 13, Sergio Castellitto, Valerio Attanasio e Guglielmo Poggi, il secondo nome Valerio è regista, gli altri due ovviamente i protagonisti del film, di quale Tutto film? Fare, Il Tutto Fare, esce il 19 di aprile. Sergio, sì. A tal proposito si parla dell'avvocato penalista con il praticante vessato, volevo torturato. Che link trova per farti leggere? Voglio capire perché non c'entra nulla. Ragazzi, vai, fai pure Sergio. No, perché scusami, lui ha detto, voleva leggerci un messaggino che gli è arrivato dalla professoressa, sì, di suo figlio. Chi è questa? È professoressa di mio figlio quando mio figlio stava al liceo, che si chiama Loredana Freddi, che mi scrive solo in prossimità delle partite della Roma, grande romanista. Ma ha mandato un messaggio talmente bello che ho piacere di leggerlo a tutti. Vi prego, cinici e razionalizzatori, azionate la lingua tra qualche giorno. Mo no, mo guardate l'enorme spettacolo del popolo romanista, guardate e invidiateci, attaccatevi al vostro cinismo, ai vostri albo d'oro, alle vostre vittorie solite e acchittate. Ragionate, magari pure meritate, ma non della Roma. Quando la Roma vince come vince ieri, vince per sempre. Oggi, stanotte, adesso gode soltanto la gente che ci crede. Oggi gode chi ha aspettato tanto, chi ha aspettato troppo, chi ha saputo aspettare, eppure chi non c'è riuscito, ma comunque non se n'è mai andato, non ha mai tradito, non ha mai abbandonato quella cosa che gli vive dentro e che non riesce a morire, la Roma, il suo essere della Roma, quella cosa che con orgoglio, rabbia e sempre poca convenienza gli fa dire: io sono della Roma. Che controvento in mezzo al mare non ha mai, 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 mai pensato nemmeno un attimo di non essere della Roma così, perché come si è della Roma con tutto questo amore qui. Ma è stupendo. Professoressa di? Inglese. Spettacolare.